noi è mancata la programmazione, perché mentre noi pensavamo di essere i primi della classe, mentre noi pensavamo di essere il più grande polo industriale del centro-sud del Lazio, nei castelli e nei monti prenestini cresceva una comunità nuova, esule da Roma, che andava ad abitare in posti che crescevano a dismisura, e tutti dovevano immaginare che a quei posti, a quegli abitanti e amicali di Roma sarebbero serviti servizi, che non avrebbe ceduto Roma, perché Roma non cede nulla a questo territorio e non ha mai ceduto nulla se non l'immondizia, e sarebbero andati a prenderla nei territori dove invece quella roba c'era. Forse la lungimiranza e la programmazione ci doveva contraddistinguere nel nostro passato, ma la lungimiranza e la programmazione non dei poveri sindaci che tutti i giorni mettono il filo spinato davanti al comune perché c'è l'assalto, l'ultima istituzione rimasta sul territorio, ma la lungimiranza di istituzioni sovraordinate dove tanti uomini e tante donne di questo territorio sono seduti e hanno seduto e oggi non si sa dove stanno. Detto questo, nessuno dei sindaci si tira indietro, noi siamo, eravamo e saremo in prima linea a prendere soprattutto gli schiaffi, perché mi pare che non sia tempo di prenderci meriti, visto che meriti non ce ne sono su questi nostri territori da raccogliere. Nessuno raccoglie frutti di alberi seminati da altri. Qui ci incappiamo e ci stracciamo le vesti solo in mezzo ad un mare di spine. Io credo che se oggi la Regione Lazio non riconosce questo territorio come un territorio di serie A, bisogna dire che questo è vero, ma credo che bisogna altrettanto dire che la Regione Lazio non riconosce questo territorio come territorio di serie A da tanto tempo e sotto tutti i colori politici, perché altrimenti non avremo la discarica più grande del Lazio dopo Malagrotta, non avremo la situazione ambientale che abbiamo, non avremo tutto il problema ambientale, sociale, sanitario e lavorativo che abbiamo. Quindi Roma ci considera la periferia dell'impero da tanti anni e non ce ne accorgiamo, per cortesia, solo oggi con le questioni sanitarie. L'ho detto nell'ultimo consiglio parlando di sanità, prima di tutto collaboriamo scevri dalla partigianeria e scevri soprattutto dai falsi moralismi. Qui dobbiamo essere soprattutto animati da onestà intellettuale. Roma ci considera la periferia della periferia della periferia da tanti anni e su tutti i settori, e probabilmente solo oggi 13, 14, 15 sindaci stanno insieme non solo per manifestare con i gonfaloni, ma per portare in tribunale su tante questioni le nostre ragioni e le ragioni delle nostre comunità. Io volevo dire al consigliere Del Brusco che purtroppo, caro Maurizio, tutto quello che abbiamo è moribondo. È moribondo l'ospedale, è moribondo il comune, è moribonda la ASL, è moribonda la farmacia, la STU, l'Anzi Ambiente. Qui è tutto moribondo. Noi stiamo riesumando un cadavere che non è solo quello della sanità. Noi pompiamo il petto ad un cadavere complessivo, di cui è bene ricordare... Vabbè, non ricordiamo niente. Abbiamo il dovere di rianimarlo, facciamo così. Abbiamo il dovere di rianimarlo in tutti i settori, in tutti i settori. Bisogna avere il coraggio qui dentro di parlare di tutti gli argomenti e parlare di questa rianimazione su tutti gli aspetti della vita amministrativa. Io credo che la politica romana non vada utilizzata a targhe alterne. La politica romana ha contraddistinto tutti noi, perché qui non c'è nessuno che è scevro. Ognuno di noi ha culturalmente un'appartenenza politica, perché non è che qui ci sono gli agnostici, ognuno di noi ha un'appartenenza culturale, politica, ma questo non ci nega, e io lo dico da tanti anni, di affermare che la politica romana, sotto tutti i punti di vista, ha considerato questo territorio come un territorio di serie B. L'Italia dei Valori sedeva in maggioranza con l'allora governatore Marrazzo, il centro-sinistra ha governato due volte, il centro-destra ha governato due volte, non mi pare che le amministrazioni regionali che si sono susseguite, no, non sto dicendo questo, sto dicendo che la politica romana non si può utilizzare a targhe alterne, ossia dire a volte che è buona, a volte che è cattiva, e lo dico a me stesso prima che agli altri, lo dico a me stesso prima che agli altri. Io credo che l'azione politica, io l'ho dettata e l'ho dettata in maniera precisa, c'è qualcuno a cui non può piacere, ma sicuramente l'azione politica di chi ha vinto le elezioni, del sindaco Sani e dell'amministrazione. E questa azione politica, lo ribadisco, riguarda tutti e tre i campi che avete elencato e che sono stati descritti questa sera. Se è mancante, criticateci, se non vi piace, criticateci, discutiamone, ma non si dica che questa azione non è stata coperta sotto tutti i punti di vista. Poi è logico che ognuno di noi fa il proprio dovere, l'opposizione fa l'opposizione, la maggioranza fa la maggioranza, il sindaco fa il sindaco, ognuno di noi ha le sue convinzioni
ma qui non c'è nessuno, come diceva il consigliere Guadagno, che si tira indietro rispetto a questo tema. Qui c'è un'amministrazione con la schiena dritta che continua, come anche la precedente, a difendere certe posizioni, e non le difende in maniera campanilistica, e non le difende in maniera di parte, e non le difende contro qualcuno, le difende perché è conscia del fatto che qui c'è una situazione sociale e sanitaria fragile, dovuta a un territorio violentato sotto tanti punti di vista, convinta che purtroppo oggi diventiamo punto di riferimento anche per l'alta ciociaria che è scoperta dal punto di vista sanitario, e convinta allo stesso modo questa amministrazione che questo tema sia talmente delicato da non poterci fare un chicco di politica sopra, e che quindi quella che a volte può essere mascherata come voglia di non prendere posizione è invece la volontà in maniera seria di gestire la cosa. Perché io, da quando sono stato eletto oggi, ho gestito in maniera seria la cosa, come hanno fatto i colleghi sindaci. Al momento opportuno abbiamo fatto ricorso appena avevamo la possibilità, al momento opportuno abbiamo incontrato la regione, abbiamo alzato i toni. Poi a me non mi frega, se volete venire alle riunioni di regione ci andiamo. Siamo 14 sindaci, ci portiamo pure i consigli comunali e andiamo tutti là. Poi quando andremo a parlare dentro una stanza ci dovremo andare in pochi, perché purtroppo quello è l'ambiente. Ma se significa venire, io non ho nessun problema. Partiamo tutti quanti, andiamo a Roma e nessuno si sottrae. Quando andavamo con Cacciotti, andavamo il sindaco, un consiglio di maggioranza, un'opposizione, senza gli altri comuni, andavamo in tre, quindi era presumibile che ci fosse un dibattito a tre. Se vogliamo andare in 30, andiamo in 30 e nessuno ci tira indietro. So che i vigili hanno riparato quello scudo che ha 6 posti, quindi volendo possiamo utilizzare pure quello. Io voglio rispondere alla consigliera Pizzuti che parlava del mio comunicato stampa sui lavoratori. Io ho fatto il comunicato stampa perché sono vicino ai lavoratori. Sono vicino ai loro problemi, ve lo sono culturalmente, e assolutamente nessuno di noi può negare a loro il giusto diritto di riscuotere lo stipendio. Io però mi sento di dire alcune cose, che l'azienda sa bene ed è scorretta se dice che questo comune non l'ha ascoltata. Quante volte io mi sono fatto portatore di quelle istanze in regione presso l'ASL, quasi quotidianamente. E comunque tutte le settimane l'azienda è venuta da me, abbiamo parlato, e per quanto il mio potere, perché quel lavoro non lo deve commissionare il comune, non lo deve pagare il comune, per quanto il mio potere, il potere di convincimento dell'ASL e della regione, io l'ho fatto sempre tutti i giorni, e reputo ingeneroso, nonostante il sentimento forte che mi lega ai lavoratori per cultura, la vicinanza che ho con i lavoratori per cultura, che qualcuno possa pensare male, perché la manifestazione si fa in aperta campagna elettorale e si fa la mattina del Consiglio Comunale. Io non voglio pensare male perché non sono malizioso, ribadisco e mi difendo dalle strumentalizzazioni che potrebbero derivare da una cosa che non è da strumentalizzare, però siccome potrebbe qualcuno pensare a male, io difendendomi con i mezzi che ho, ribadisco la mia vicinanza ai lavoratori, ribadisco che anche oggi ho detto al direttore generale Salazar di pagare secondo i tempi i giusti proventi che l'azienda deve prendere. Io credo che gli verrà pagato il terzo piano, quando consegnerà anche il primo e il secondo piano gli verranno pagati anche il primo e il secondo piano. Comunico a quest'aula che io non mi faccio strumentalizzare da nessuno. Ciao, grazie. Prima di tutto comunico a quest'aula che io non mi faccio strumentalizzare da nessuno. E che i lavori, questa è politica, sì, lei ha fatto questa stessa politica, lo facciamo noi stiamo difendendo i nostri diritti, la smetta di fare politica, capito? Comunico semplicemente a quest'Aula che per mia volontà e per volontà dell'assessore al bilancio questo municipio sta finendo di pagare in questa settimana i fornitori del 2014, e tutti conoscono qual è la situazione dell'amministrazione pubblica. Per mio impegno e per mia volontà nel mese prossimo inizieremo a pagare i fornitori del 2015. Questo perché sia chiaro, insomma, che a nessuno venga
consentito di fare strumentalizzazione. Se il pagamento fosse così, se il pagamento così, no, perché se non riusciamo a far finire, se diamo la possibilità, per favore, cortesemente, se no facciamo, che facciamo, interrompiamo così. Se il pagamento lo potessi fare io, lo farei domani mattina. Se il pagamento lo potessi fare io, lo farei domani mattina. Mi dispiace che mi si dia una colpa che non è mia. Se il pagamento lo potessero fare le casse comunali, avrebbe il bonifico in banca domani mattina. Stiamo dando colpa, sindaco, stiamo chiedendo di darci una mano. È differente, sindaco, è differente. La mia stanza la sta abusando, la mia stanza la conosce perfettamente. Noi non siamo schierati, noi non siamo schierati, sindaco. Stiamo difendendo un'azienda che sta fallendo e ha concluso i lavori dell'ospedale. Noi non siamo schierati. Sindaco, non mi fa perdere la pazienza, guarda, sia tranquillo, non provochi, perché la mia pazienza è serena. Io sono sereno, guardi, lei può provocare quanto vuole. Lei la conosce benissimo. Sono serenissimo. Io voglio recitato, lei viene tutti i giorni nel mio ufficio, poi stamattina manifesta. Vado avanti rispondendo. Non vengo tutti i giorni nel suo ufficio. Rispondendo al collega Girardi, che nessuno fa il codazzo, assolutamente, so che non l'ha detto con cattiveria, ma allo stesso modo è bene ribadire che con la stessa contentezza con la quale abbiamo accolto l'arrivo della terapia intensiva, abbiamo fatto con la stessa amarezza le considerazioni giudiziali, lo ribadisco, che ci hanno portato fino adesso. Mi pare che qualcun altro l'ha fatta, lei qualcuno che ha fatto ricorso al TAR, non mi sembra, no? C'è in aula qualcuno che ha fatto ricorso al TAR nei tempi prestabiliti, non mi sembra che l'abbia fatto nessuno. Io credo che le 104, se faceva il sindaco al posto mio, non so come avrebbe fatto a controllarle le 104, io non ho la disponibilità per controllare le 104 che vengono rilasciate in ospedale, ho qualche difficoltà, diciamo. Noi stiamo facendo rispettare un patto che abbiamo fatto con Carlo. I 13 punti che con i sindaci sono stati stabiliti sono l'oggetto di questo pomeriggio, non le chiacchiere, appunto, non le chiacchiere. I 13 punti stabiliti dai sindaci con Carlo sono l'obiettivo di questo pomeriggio, non le polemiche, non le strumentalizzazioni, non i siparietti. I 13 punti concreti che abbiamo stabilito con Carlo sono l'obiettivo di questa sera. Noi non manifestiamo per dissetare la vostra sede o la nostra sede di scendere in piazza. Noi non continuiamo il nostro percorso giudiziario per dire alla nostra gente abbiamo fatto il possibile e abbiamo fatto una cosa storicamente unica. Noi non continuiamo a fare pressioni politiche sulla regione perché dobbiamo ottenere risultati in barba a Palestrina o a Tivoli, che pure è un sentimento che spesse volte, una tentazione che spesse volte ho anche personalmente. Noi facciamo tutte queste attività perché vogliamo portare a casa la concretezza di quei 13 punti stabiliti con Carlo, alcuni dei quali stanno già nell'atto aziendale approvato e che vogliamo vedere concretizzati. Questa mi sembra la volontà più forte che deve uscire da quest'aula questa sera, non la partigianeria di parte, scusate la ripetizione e il gioco di parole, ma la volontà di concretizzare quei 13 punti che stanno già in alcuni momenti nell'atto aziendale e che garantiscono all'ospedale di Colleferro la vitalità che merita. E lo ribadisco, perché è facile fare l'elenco delle cose che non vanno bene. Con i primari, in regione e alla ASL, tante volte ci è andato il sottoscritto. Nella volontà, perché qualcuno dice che non è stato fatto abbastanza dal punto di vista politico, quindi è bene ribadirlo. Io credo che vada anche detto che per quanto mi riguarda, di quello che scrive Carella non me ne frega niente. Questo è bene che lo ascoltiate, lo sappiate, perché a me interessa, come ha detto voi, quello che scrive Sanna, l'amministrazione guidata da Sanna e i sindaci che insieme a Sanna hanno fatto ricorso. Io credo che gli articoli spot li fa anche il consigliere Santori, che poco fa è uscito sul web, insomma, che ognuno su questa roba ci ricama politicamente. Lasciate che questa roba la risolvano i cittadini di questo territorio e le amministrazioni comunali che i cittadini di questo territorio hanno votato, perché qui si è espressa una volontà popolare ben chiara, una volontà popolare precisa che dice a questa città di comportarsi in maniera seria, in maniera responsabile, in maniera adulta, come tante volte purtroppo non è stato fatto.